Sanità lombarda dopo il Covid. Se ne è parlato a lungo in un webinar della CISL dei Laghi che ha raccolto alcune istanze dagli attori istituzionali maggiormente coinvolti. E se gli addetti ai lavori attendono al varco la riforma riformata, cioè la revisione della legge 23, il sindacato chiarisce: senza la valorizzazione del personale medico non si va da nessuna parte. Occorre mettere mano e con urgenza una programmazione e rafforzamento degli organici. Nessuna manutenzione o revisione della legge regionale del 2015 potrebbe avere esiti importanti e concreti se non invertendo l'attuale declino delle risorse professionali a livello tanto ospedaliero che territoriale su ambiti essenziali quali la prevenzione, le cure primarie e la continuità assistenziale. Provocazione che il Presidente del Consiglio dirotta in particolare sul ruolo dei medici di base. Ma è evidente a tutti che quello che è stato per anni il fulcro della medicina territoriale oggi ha delle criticità che fondano un po' sul numero ovviamente di medici in medicina generale, un po' sulla burocrazia alla quale sono da anni costretti, sacrificando il tempo per dedicarsi a questi aspetti burocratici. E il terzo tema è appunto quello di riuscire però con loro a condividere una strada che possa ridare a loro una grande centralità. Lo stesso tema viene riportato in seno all'ospedale dal PD Astuti, che indica nella carenza di infermieri il principale nodo da sciogliere. Mancanza di personale. Gli ospedali che finalmente hanno le risorse per fare nuovi bandi, aprono nuovi bandi, riescono a trovare non tutti quelli che cercavano, ma una parte del personale infermieristico che cercavano, ma non è che questo personale infermieristico sono andati a trovarlo su delle piante. Lo hanno preso fondamentalmente da, per esempio, dall'RSA, dall'RSD, creando un altro problema molto grosso che non è stato affrontato nella sua generalità, cioè noi abbiamo avuto in provincia di Varese e in provincia di Como dell'RSA che hanno rischiato veramente di dover sospendere il servizio. Astuti ribadisce poi le proprie perplessità sull'ospedale unico di Busto e Gallarate e trova l'altolà del leghista Monti, almeno su quella partita, dice: dobbiamo essere uniti. Io credo veramente che l'ospedale nuovo Busto Gallarate è un progetto fondamentale per il nostro territorio. Sono 500 milioni di euro che sono stati strappati in quella competizione sana della politica territoriale da altri territori alla nostra provincia di Varese. Rischiare di perdere quei finanziamenti perché non si riesce a trovare una visione congiunta sarebbe un errore madornale. Quindi su questo io richiamo un senso di responsabilità a tutte le forze politiche. La chiosa è affidata al segretario generale che, incalzato dal moderatore Marco Contessa, ritiene necessaria una ripartenza che scommetta sul pubblico alleggerendone le procedure. Sanità pubblica che deve vedere equilibrato il divario con la sanità privata, soprattutto per quanto attiene le regole di sistema. Troppi sono i vincoli e le limitazioni nell'agire quotidiano delle nostre strutture pubbliche, che vedono spesso e volentieri stimati professionisti essere attratti dalle strutture private. Oppure vedono strutture private che in poco tempo acquisiscono il macchinario di nuova generazione, mentre per poterlo avere in una struttura pubblica passano anni per via delle gare lunghe e cavillose. E questo è un problema, insomma, di competitività.